E chissà cosa ho fatto nella prima parte di questo video. Adesso lo vedremo rapidamente. Nella scorsa puntata, E la serie della riparazione dei tre televisori sta iniziando proprio adesso. È riuscita ad apparire un'immagine, però ricca di disturbi. 1, 2 e 3 condensatori. Belli che ciccioni. Poi vediamo se parte come dovrebbe oppure fa come prima, che parte quando vuole e poi ci sono dei segnali strani. Dai, dai che forse qualcosa riusciamo a farlo partire quasi subito. Dai, la riparazione più facile di sempre, cambiare i tre condensatori e via. la faccia della riparazione molto semplice. Siamo arrivati alla seconda parte qua, eh. Quindi dov'è che è semplice questa riparazione? Scusa, eh. Oh mio Dio! Oh mio Dio, come sfarfalla! Oh mio Dio! Ma qui ragazzi! Guardate che lavori, guardate qua il colore originario e il colore pieno di disturbi. Ah, va che roba, va! Oddio mio! E ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti e bentornati allo show di Ximnix. E come mai siamo già qui? Perché siamo già all'opera con il televisore da 26 pollici che aveva portato mio zio in quel lotto dei tre televisori, che continuiamo a ringraziare per l'opportunità. Intanto ci eravamo fermati al cambiare i condensatori, però è sorto un altro problema, almeno è sorto. Abbiamo notato un altro problema dopo aver risolto il problema della non accensione dovuta a quei condensatori. Adesso lo rivediamo insieme. In realtà nel primo episodio era leggermente diverso rispetto a quello che vediamo adesso. Non so per quale motivo, però intanto accendiamo il televisore e vi faccio vedere un po' che cosa combina questo giro. E principalmente vediamo questa schermata bianca in tutti i suoi ingressi con qualche disturbo, ma alle volte le scritte non si vedono, ma si vedono dentro dei riquadri neri. E alle volte queste scritte, questi riquadri si vedono tipo di un colore rossastro, ma altre volte ancora lo schermo era ricoperto di puntini rossi, ma lo schermo in questo caso rimaneva nero. Però prima di raggiungere la T-Con dobbiamo staccare tutti i connettori che vanno alla motherboard, il connettore che va all'inverter qua giù e dobbiamo appunto staccare la nostra scheda dell'alimentazione. Poi successivamente passare alla scheda madre, quindi staccare anche i cavetti dell'altoparlante e dell'interfaccia che abbiamo da questa parte, poi staccare la nostra motherboard. E poi, dopo che abbiamo staccato sia alimentatore che motherboard, dobbiamo staccare queste staffe qui. E poi finalmente possiamo togliere la copertura della nostra T-Con e vedere un po' se c'è qualche effetto che non va bene qua dentro, se c'è qualche bruciatura o qualche cosa che non va, e vedremo un po' cosa succede. Ma adesso facciamo scaricare un attimo i condensatori del primario della nostra scheda di alimentazione e vediamo un po' cosa fare. Ed eccovi il televisore completamente montato. Infatti, in questo televisore sono rimasti appunto lo schermo, la cornice qua sotto, la presa della corrente della 220 volt, l'inverter e la nostra carissima T-Con, che visivamente non sembrerebbe essere danneggiata in nessun modo. Però c'è un po' di schifo, devo dire. E quindi probabilmente qualche integrato, qualche componente giustamente abbia finito di fare il lavoro correttamente, quindi è andato in sciopero e allora si vedono tutte quelle cose molto strane sullo schermo. Quindi cosa farei? Io proverei a grandi linee cercarne un'altra identica, però
per sostituirla e vedere un po' se cambia qualcosa oppure no. Mi sto aspettando che sia proprio la T-Con che abbia un qualche guasto, infatti sono proprio partito da lì. Ma vediamo un po' procedimento per procedimento che cosa siamo andati a combinare. Allora, cosa sono andato a fare? Ho rimontato un attimino tutto quanto, a parte gli altoparlanti che, vabbè, naturalmente per il momento non ci servono. E se non potete notare, non ho messo la griglia antidisturbo della nostra T-Con. Ma anche perché vorrei provare a vedere se ci sono dei falsi contatti. E quindi utilizzeremo il nostro cacciavite che non so dove è finito. E il nostro cacciavite sarà finito qua. Bene, mi è appena apparso in mano. E gli daremo delle bottarelle così per vedere se ci sono dei falsi contatti oppure no. Quindi ci serve ancora il cavo dell'alimentazione e vediamo cosa succede. E intanto ho controllato anche se il cavo fosse integro. Ho anche ripulito i contatti che tante volte sono sporchi, però i contatti sono puliti come usciti di fabbrica. Quindi vediamo un po' cosa succede col mio esperimento di adesso. Poi però, anche se ho provato questa procedura per vedere se ci sono in giro dei falsi contatti, non è cambiato assolutamente niente. E quindi vi risparmio tutta questa parte in modo molto prolungato, ma vi lascio giusto qualche martellata in time lapse. Si sono viste per bene le bottarelle che ci ho dato col cacciavitozzo su quella povera T-Con. Però non è cambiato niente, come avete visto e come avete sentito da quello che ho detto in precedenza. E nel mentre, dopo aver fatto questo procedimento, ho trovato una piccola sorpresina. Sono andato a notare la temperatura degli integrati. Appoggiando il dito, una buona parte degli integrati sembrerebbe tiepido, tranne uno è incandescente, quindi molto probabilmente ci ho azzeccato. E ci ha azzeccato anche quel ragazzo che mi aveva scritto sui commenti dell'altro video, della prima parte. Aspettiamo la T-Con che ho ordinato. Dopo qualche giorno mi è arrivato il pezzo di ricambio per la nostra televisione e adesso andremo a spacchettarlo, vedere se ho azzeccato, ovvero il mio dito ci ha azzeccato a individuare il componente guasto di quella povera T-Con. Ci mettiamo sul coperchio della nostra televisione e apriamo il pacchetto. Ho bisogno di qualcosa per aprirlo, no? Proviamo con... vediamo se riesco ad aprirlo col circuito stampato qua. Ok, e nel pacchetto notiamo un altro cavo di ricambio, che tanto questi qui non fanno mai male. Ovviamente la nostra T-Con, e in più c'ho anche una griglia di ricambio. Allora, intanto togliamo l'ambaradan qua di carta che non serve a niente. Anche il taglierino alternativo. Intanto mi sposterei la telecamera qui, perché sennò è troppo caotica la situazione. Scusate il bordello che sto facendo. E ok, siamo più o meno a posto. E dopo aver visto tutto questo casino che sono andato a fare, sono andato a cambiare la T-Con. E la T-Con nuova l'abbiamo inserita. Rimontato provvisoriamente tutto, ora la questione si complica. No, non è che si complica, è che diventa più pericolosa. Quindi diamo alimentazione, cercando di non prenderci la scossa per nessun motivo al mondo. Quindi è meglio non toccare, quindi fare pam così, perché sennò si prendono tante di quelle botte bruttissime. Allora ribaltiamo e accendiamo. Ok, il televisore si accende ancora. Sembra funzionare adesso. Ora sembra funzionare come dovrebbe. Ottimo. Sembrerebbe che abbiamo sistemato l'altro televisore del lotto che mi ha portato mio zio. È il momento della verità. Abbiamo collegato la nostra PlayStation 4 al nostro televisore. Intanto l'abbiamo rimontato tutto, sperando e pregando che tutto funzioni come
abbiamo previsto prima. Ridiamo il power alla TV. E per il momento sembra che vada tutto bene. Magari non vedete bene lo schermo anche perché c'è un pochino di riflesso dalla finestra. Vai! Funziona! Fantastico! Se è per provarla facciamo un piccolo gameplay. Però devo cercare il joystick, camperovamparovan. Perché camperovampampam, il joystick ce l'ho sempre un'altra parte. Non mi si sarà sentito, ma vabbè. Allora, se avete visto qualche movimento strano è perché sono stato io col joystick, non è posseduta la PlayStation, state tranquilli. Allora, si vede un po' pixeloso, quello sì, ma magari è proprio la risoluzione dello schermo che fa pena. Se vedete un leggero sfarfallio non si vede nella real life, si vede solamente tramite la telecamera perché la frequenza delle lampade a neon fa un po' di interferenza con la telecamera, sappiate solo questo. Allora, dove si va? Dove si va? Passiamo di qua, va. Moli molesti. Sì, ma trovo tutto, ma non le armi, possibile? Moli molesti e bocciati. Il problema è che c'ho il riflesso che rompe la m***a, che non mi fa vedere niente. E se lo sposto in modo che io riesca a vedere bene, dalla cam non si vede bene. Ma quando mai? Ho uno scudino. Anzi, tre scudini. Dai, dai, fai come un alcolizzato. Bevi a più non posso, vai. Baule, eccolo. Ho trovato il fucile a pompa. Fucile a pompa tattico. Non è neanche il pompa del nonno, peccato. Peccato. Allora, prendiamo la brum brum qua. Il pick up del contadino. E via. Ma qualcuno da killare qua non c'è? Non credo proprio. Non credo. Invece quello con l'astronave che cerca di attaccarmi in qualunque modo, ecco, mi ha colpito, bravo, bravissimo. Io che sono disarmato a momenti, questo qua non mi lascia neanche la tregua, ma pensa a te. Ciao, fatti utile, liberami il passaggio, ciccio bello, dei miei stivali. Prendiamo il carico qua di TV, spacchiamo tutto, va. Un altro fucile a pompa, dai, come quello che ho già, un po' più scrauso però. Oh, ce l'ha con me questo qua, incredibile. Vabbè, io lo sfascio col pompa, ma tanto non ci arriva, mi dispiace. Il volo della fede questo. Bravo, porta via il box. Oh, un fucile decente ce l'abbiamo qua. Vai, lo scar epico, ragazzi. Vai. Oddio, ma chi è questo? E mi porta pure, ma questo qua è proprio stupido. Pensa a te, devi pure venire a prendere. Quando gli intrusi sono stupidi, non c'è niente da dire. Prendilo però, prendilo e curati, va. Ciccia bella. L'ho appena visto rompere i muri. Sì, vabbè, arriva anche l'altro a rompere. Ma va a cacava, per cortesia. Ah, rubiamo il camion, va. Spacchiamo un po' le case. Andiamo. Eh sì, la fabbrica distrugge come, guarda, vedo. Addosso. Sì, dai, però. Ecco. Vabbè dai, ci siamo divertiti abbastanza, quindi ragazzi vediamoci per le conclusioni. Ah, mi avete beccato. Eh sì, mi avete beccato proprio a giocare. Ma pensate un po', ma che ci potete fare? Stavo collaudando il nostro televisore. E allora mi tocca fare altrimenti. Intanto togliamo un attimo i cuffioni, perché se no... Davvero, non ce la possiamo fare, fa troppo caldo qua dentro. Ma cosa possiamo farci ancora con questo televisore? Semplice, guardare i video dello Sonic Simmix, naturalmente. Comunque, siamo riusciti a rimettere in sesto il nostro televisore cambiando la T-Con. Aspettate un attimo. Questa è la vecchia T-Con, quella guasta, quindi questa... la possiamo tirare chissà dove, però dovrò fare
qualche ritocchino, perché per qualche strano motivo si vedono delle bande quasi, quasi invisibili, che non si notano nemmeno se non ci si fa caso. Però magari sono solamente i contatti della T-Con nuova che probabilmente sono un pochino sporchi. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, condividete, ma soprattutto, qual è secondo voi la cosa più importante? Ma è ovvio di iscriversi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate le campanelline per ricevere le notifiche di quando usciranno i prossimi video. Seguitemi anche su Instagram, lo show di xim-official. Qua vedremo dei post o delle stories in cui faremo vedere un po' che cosa combino, o anche degli spoiler dei prossimi video, sostanzialmente. Se non è ancora tutto, potete anche essere salutati nei prossimi video scrivendomi o qua sotto nei commenti o nell'account Instagram precedentemente citato. Niente, purtroppo ci dobbiamo salutare qui. Vi lascio con qualche proiezione del nostro televisore e noi ci dobbiamo purtroppo salutare, quindi statemi bene, siate fortunati e ci vediamo nei prossimi video.